aveva suscitato scalpore e indignazione sui social la discarica a cielo aperto scoperta e segnalata da alcuni cittadini e dal consigliere comunale Mary Cornacchini, che aveva girato queste immagini. Rifiuti ingombranti, vecchi materassi, un televisore, addirittura un frigorifero rotto, anche tanta sporcizia di ogni genere, cartoni, bottiglie, secchi di plastica e molto altro ancora. I rifiuti erano stati abbandonati lungo la strada in una piazzola diventata dunque simbolo di inciviltà. Ora l'area è stata ripulita, anche se sono ancora rimasti scarti di lavorazione e quelle che sembrano essere coperture in Eternit che devono seguire un altro tipo di smaltimento in sicurezza. Il tantam, dunque, sul web ha avuto subito un effetto immediato. E speriamo possa servire sia a far ripulire più velocemente zone come questa e dall'altra possa essere un deterrente per altri potenziali cittadini che non sanno cosa siano il senso civico e il rispetto.